amici lettori slappatori. Allora, iniziamo un nuovo anno con un video sui regali. E se qualcuno di voi mi conosce un po' meglio, sa che io compio gli anni vicino a Natale, quindi farò un video cumulativo perché comunque compiendo gli anni vicino a Natale succede che alcuni regali non sai più neanche se sono del Natale o del compleanno o viceversa. E pochi ma buoni e quindi iniziamo subito con il regalo più desiderato, o meglio, quello più, come dirvi, più voluto, che è probabilmente il Kindle di Amazon. Ecco qui. Ve lo faccio vedere acceso. Aspettate perché già sono sulla pagina del libro che sto leggendo. Ed eccolo qui. È il Kindle Paperwhite. Non vi dico troppo perché ho intenzione di fare un video su questo, paragonato un pochino al Kobo che io avevo già. Poi, altro regalo da parte di mia mamma è questo kit della Pupa e Labbra Perfette. Io avevo il colore più scuro e mi era piaciuto molto e quindi mi ha regalato un altro che è anche questo abbastanza scuro. Vi faccio vedere sia la matita che il rossetto, non so quanto si vedrà. Ecco qui. Ho scoperto di amare particolarmente i colori scuri, quindi ecco qua. Poi, allora, un altro regalo che mi ha fatto il mio ragazzo è una borsa. Questa borsa della Diseguale, o come la volete chiamare voi, Diseguale deve essere abbastanza giusto. E ecco, non è grandissima, però va benissimo per tutti i giorni, diciamo. Un colore abbastanza neutro, infatti la sto usando anche adesso. Non iniziamo a fare casino, grazie. Ecco qui. Poi, altro regalo che mi ha fatto il mio ragazzo, che al momento è ancora, ahimè, inutilizzato, perché ho qualche problema, anzi, se qualcuno di voi è esperto e mi faccia sapere, perché ho letto tipo le istruzioni 150 volte, poi sono stata via, quindi non ho avuto più occasione, appena farò qualche attività, dovrò riprovare. E sto parlando dell'orologio di Core Sport che misura i battiti, le calorie, eccetera, eccetera. Ha veramente tante, tante, tante funzioni. Io ho eseguito tutto quello che c'era scritto nelle istruzioni, utilizzando anche la fascia, perché è compresa anche la fascia che voi dovete mettere zona sotto il petto per misurare i battiti, e io risultavo morta, cioè sì, non mi dava nessun segno di vita, e quindi dovrò capire se... Ehi! Basta! Quindi dicevo, dovrò capire se sono io che sbaglio qualcosa oppure non lo so. Probabilmente sarà così, ma vi assicuro che non ho provato soltanto io. E vabbè, probabilmente è uno di quelli più complicati da usare. E siamo andati a complicarci la vita. Ma vabbè. Poi andiamo avanti. E vi faccio vedere il vestitino che ho indossato il giorno del mio compleanno. Sempre un regalo e sempre Diseguale.
Allora, la fantasia è questa. E poi qua in fondo avete la parte che vi arriva sopra le ginocchia, è più aderente e è in maglia, insomma. Vi rimane, in pratica questo vestito vi rimane più largo in vita e si arriccia anche un pochino, e qua nella zona coscia, insomma, sopra il ginocchio, è molto più aderente. Anche questo molto carino, che dite? Io amo la Diseguale, quando posso mi prendo sempre qualcosa, questa volta me l'hanno regalato, quindi meglio di così non si può. Poi altro regalo che ho ricevuto è questa confezione, aiuto, molto pesante, con, tadan, senza che rompo niente qui, vediamo se ce la faccio a farvele vedere. Delle birre artigianali, quelle con la data di scadenza che dovete bere al più presto. Io ancora non le ho aperte, però una è questa e l'altra è questa. Vediamo, do un'occhiata insieme a voi. Mi sono cercato a aprirle. Sì, praticamente poi la bottiglia è naturalmente normalissima. È una bottiglia senza nessuna figura, soltanto la carta. È una birra doppio malta, doppio malto, prodotta in Belgio, con 10% di volume, però. Non mi piace la birra a me, ragazzi. Non mi piace la birra, non mi piace il vino. Vedete, io faccio solo workout e basta. Certo, come no. Poi una serie di regali dalle mie amiche che sapevano che partivo e che quindi avevo bisogno di alcune cose. Questa mia amica, assieme a questo, mi ha regalato anche questo bellissimo quadernino che so che mi piace scrivere, Camminare, riflessioni, movimento perpetuo. Non so come lo userò perché queste cose è sempre un peccato usarlo, però mi è partito uno scontrino della MSC, della Costa Crociere, dove in fondo ci sono anche dei piccoli aforismi. E questo è una. Poi l'altra mia amica anche mi ha regalato un beauty della Omnia, invece, che devo dire che ci ha azzeccato anche in pieno come gusti, con all'interno una maschera per capelli all'olio di argan e lo shampoo sempre olio di argan, che io avevo già provato, quindi so che vado già sul sicuro, anche se non è uno shampoo di quelli che si usano tutti i giorni, perché comunque, essendo biologico, non fa tantissima schiuma e non è che pulisce tantissimo, cioè almeno dà questa sensazione. E poi all'interno aveva questa specie di asciugamano, che loro la chiamano asciugamano per capelli, che però per me, per capelli, non è molto,
però più può essere utile come salviettina struccante per il viso, secondo me. Sono sempre regali molto graditi, devo dire, questi, perché si usano poco ma sicuro. Poi, scusate, io parlo e vado via. Un'altra mia amica mi ha regalato la confezione dei tesori d'Oriente, questa, con all'interno la doccia, crema olio e la crema. Ops, scusate, ho già provato la doccia crema, naturalmente è buona, io non sono molto difficile, infatti ha sapori a gusti, però mi piace molto questa, insomma. Poi, vediamo se mi sono dimenticata qualcosa. Sì, altro regalo bello, molto bello, è questo che mi hanno fatto, che mi ha fatto una mia amica insieme ad un'altra, che all'interno è della Lancôme, ha questa taglia piccolina di profumo e il mascara e la matita. Adesso ve lo faccio vedere perché si deve far vedere questo. Vabbè, la matita nera normalissima e il mascara che vedete, cioè è bellissimo il packaging e anche ve lo devo aprire perché è stupendo. Io avevo paura di romperlo la prima volta, è curvo e guardate, cioè è fatto davvero bene, non sbava, non rimangono tutti quei grumi quando tirate su che vi rimangono 100.000. E quindi vi stavo dicendo che lo scovolino è davvero bello, vi fa le ciglia belle, effetto allungato. E soprattutto non ci sono tutte quelle sbavature che di solito in tanti mascara ci sono. Ecco, questi sono i miei regali, se mi sono ricordata tutto. E niente, fatemi sapere se cosa vi hanno regalato a voi, se c'è qualcosa che se avete fatto qualche video, fatemelo sapere perché sapete che sono un po' indietro con i video. Però un po' alla volta verrò a vedere tutti i vostri video. Se avete fatto un video sui regali, ditemelo che vado volentieri a vederlo, sempre con la mia calma, perché no, ho dimenticato due cose stupende. Accidenti. Questo e quest'altra bellissima collana. E con questo ho finito. Un bacio e alla prossima. Ciao ciao!